senso, al fine, così via, e poi il giallo. Il giallo sono i sedimenti degli ultimi cicli di deposizione, sono quelli che si sono venuti a mettere in posto dentro le nostre grandi valli, quindi sono sedimenti marini, continentali, e uno in modo particolare, è, diciamo, che è abbastanza di casa, basta andare a Orvieto, davanti a Orvieto abbiamo tutte le argille, con tutti quei calami. Quindi anche queste rocce ricostituiscono la copertura impermeabile del sistema cefalico, insieme alle rocce. I campi geotermici, conosciamo, Cartarello Travale, Damiano, Torre Alfine e Latera, poi sapete ce n'è anche qualcuno più a sud, ad esempio Cesano, di Sabatino, e poi ci sono state sviluppate moltissime altre ricerche del Napoletano, così via, il professor Pagli ovviamente ne sa ben più di me. Ecco, allora, questo è uno schema della circolazione di un sistema geotermico. E qua dentro cosa riconosciamo? Riconosciamo le nostre rocce impermeabili, eccole qua, questi sono i sedimenti argillosi di età biocenica, quelli più recenti di cui abbiamo parlato prima, Orvieto, impermeabili. Poi abbiamo al di sotto dei calcari, che sono questi, che sono quelle che veniva chiamata la falda toscana delle precedenti diapositive, e che questi calcari vengono in superficie in certe situazioni, tipo il Monte Cetone, ad esempio, e ricevono l'acqua meteorica delle precipitazioni. L'acqua ovviamente si infiltra, e se c'è la possibilità di avere un'anomalia termica in profondità, l'acqua si riscalda e può diventare vapore, oppure rimanere acqua calda. E quindi avere due possibilità di campi geotermici: campi a vapore dominante, rarissimi, quattro sostanzialmente a vapore secco, Martello, De Geyser negli Stati Uniti, poi c'è in Indonesia, in Indonesia e Giappone. Poi ci sono altri, diciamo, di tipo umido, ma sono quelli che non li contiamo. E poi ci sono i campi ad acqua dominante, sono praticamente tutti gli altri, la grande maggior parte. Quindi anche il campo di Latera, che sono al fine, e il Montagnano. E adesso passiamo al programma.